Questa mattina c'è stato un incontro con il governatore d'Abruzzo, ovviamente quello che succede in Abruzzo è il caso della chiusura dei punti nascita, allora in questo caso su questo proprio il Ministro della Salute cosa ne pensa? Che io sono favorevole, nel senso che l'Abruzzo sta rispettando il proprio piano territoriale che ha messo in campo per uscire dall'area di commissariamento. Uno degli aspetti principali dell'area di commissariamento è quello proprio di una rete nascita che sia in sicurezza. Quindi l'Abruzzo sta provvedendo a riorganizzare la rete dei punti nascita in base a parametri di sicurezza. Poi loro stanno anche provando a fare un'operazione di garantire ad ogni punto di nascita anche la TIN, cioè la terapia intensiva neonatale. Ma per noi questo perché ci spiegano in base alle necessità oleografiche del territorio. Per noi però è fondamentale che i punti nascita al di sotto dei 500 parti siano chiusi, almeno che non ci siano le condizioni per le deroghe. Le condizioni per le deroghe sono molto stringenti, cioè è necessario che non ci sia vicino o in un tempo, un lasso di tempo accettabile, raggiungibile, nessun altro punto. Devi avere una rete interna di sicurezza molto forte con neonatologo e pediatra H20 e un tasso di parti anche naturali che siano adeguati. E ovviamente questo le deroghe non si fanno per ospedali che fanno 200 parti, cioè questo è veramente un problema di gravissima sicurezza. Noi questo dobbiamo ricordarlo poi a tutte le mamme. È negli occhi nostri il caso della piccola Nicole di Catania. Credo che questo ci debba far riflettere molto. Le donne devono essere in grado di poter arrivare in ospedale, partorire e essere sicure che abbiano la massima assistenza loro e il loro bambino. Questo credo che sia l'obiettivo di un paese civile. In particolare quello che preoccupa in Abruzzo è il fatto che ci siano dei punti nascita che si trovano in località difficili da raggiungere, il che vuol dire che per una donna che ha un'urgenza arrivare a Pescara o arrivare a un altro centro richiede molto tempo, forse è questa la preoccupazione. Questo è uno degli elementi, cioè loro possono fare una razionalizzazione delle reti territoriali se riescono a garantire entro la golden hour l'accesso all'ospedale. Questo vuol dire che deve funzionare bene il monitoraggio territoriale, l'accompagnamento al parto della mamma, che non è solo il momento in cui partorisce ma anche la fase precedente, quindi il monitoraggio e mezzi che sono l'elisoccorso in casi come questo o il trasporto che sia molto efficace. Allora, se c'è questa rete tu devi accompagnare le due cose insieme, questi sono gli elementi di valutazione che noi stiamo facendo al Ministero. Infine ieri ha parlato anche il rappresentante abruzzese di NCD, ha detto siamo vicini a lupi perché è stato colto da un caso in cui ha dovuto fare un passo indietro, però non lascerà la politica. Perché dovrebbe farlo? Cioè, il ministro Lupi ha dato un segno di grande rispetto delle istituzioni, di grande dignità personale alla luce della sua storia, della sua vita, si è sempre comportato in questo modo. Ricordiamolo che abbiamo le dimissioni di un ministro che non è stato indagato, quindi che non ha nessun tipo di azione penale. Doveva dimettersi secondo lei? Ma guardi, non mi permetto di dare io un giudizio, perché lui si è sentito ferito nella sua persona e ha fatto un'azione anche a tutela della propria famiglia, quando tu hai 2 anni di intercettazioni che ti vengono giocate in 72 ore. Lo ha fatto per rispetto anche dell'istituzione che ricopre, e credo che da questa esperienza Lupi ne esce veramente ancora più forte come persona e come politico.